One Podcast. L'importanza delle esperienze fisiche oltre i social media. Buongiorno, sono Mario Moroni e questo è Il Caffettino, il nostro podcast quotidiano che in un espresso di innovazione in meno di 5 minuti ci fa scoprire la notizia del giorno da commentare insieme. Oggi, visto che è sabato, ci mettiamo un pochettino più di calma, caffettino un po' più lungo, un po' più americano, un po' più rilassante, anche perché parliamo di un argomento super importante, ovvero l'importanza di tornare a fare cose offline, l'importanza di vivere esperienze offline oltre i social, e lo facciamo con un ospite super interessante. Mettiti comodo, cominciamo subito. Con noi Davide Cervellin, il CEO di Chef in Camicia, un grande passato nel mondo delle aziende, ma partirei da qui, Davide. Come i giovani stanno riscoprendo l'importanza delle esperienze fisiche oltre i social? Ma guarda, è un fenomeno che francamente io non mi aspettavo, Mario. Cioè, quello che succede è che siamo stati chiusi in casa per 2 anni e mezzo, ok? Volenti o nolenti, o comunque non potevamo fare quello che volevamo. E come spesso accade, quando ti tolgo una cosa, ne apprezzi il valore. E quindi quello che succede è che un'azienda come la nostra, Chef in Camicia, che nasce digitale, quindi nasce pensando di avere una relazione con milioni di persone intermediata da un dispositivo, si ritrova a ricevere richieste da parte dei clienti di aiutateci a riavvicinarci ai nostri clienti. Ok, e questo significa non solo usare il mezzo digitale, ma anche creare esperienze fisiche, perché le persone adesso vogliono uscire di casa. Le persone vogliono vivere esperienze, e questo è vero soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo un sacco di aziende, per esempio WeRoad, che nasce con l'idea di fare viaggi esperienziali per i giovani, che preferiscono sempre meno spendere soldi per comprare oggetti. Io non so se avete mai visto un under 25 con un Rolex, posto che non hai soldi, ma il concetto è non gli dà il valore che gli dava un under 25 magari 20 anni fa, 30 anni fa, che puntava alla Rolex come raggiungimento di uno status. Ecco, i giovani di oggi, per come leggiamo noi questo fenomeno, sono più interessati a creare ricordi, a creare memories, no? E poi potenzialmente anche a condividerle, no? Sui social, però l'importante prima di tutto è viverle. E quindi noi con Chef in Camicia ci siamo trovati a dover trasformare l'azienda da un'azienda che crea contenuti digitali a un'azienda che abilita esperienze fisiche e quindi aiuta i brand a creare un contesto che possa portare le persone a voler andare a vivere quel particolare momento e poi raccontarlo con altre persone. Una cosa totalmente inaspettata, che però devo dire è anche divertente, perché insomma fai video tutti i giorni. Io dico sempre è bello, però poi a un certo punto è anche un lavoro, quindi diventa un pochino più normale, no? C'è tutta la parte di hype, dopo un po' sparisce. Invece l'evento ogni volta parti da una lavagna bianca, parti da un'idea, da un obiettivo, e ogni evento è diverso. E poi anche quel thrill che magari l'evento può andare male, il giorno certo. Prima ti dicono che pioverà, ecco, quella è la parte divertente. Però è un fenomeno che stiamo intercettando. Senti, chiaramente ogni generazione ha i suoi status symbol, l'automobile, la casa, Rolex e via dicendo. Quello che sto vedendo oggi con Gen Z e parzialmente con Alpha, che conosco molto, molto meno come generazione, è che talvolta questo approccio, diciamo, di riscoperta di cose che per noi sono eccezionali, sono importanti, basilari, appartenga forse a delle nicchie, delle elite, di chi è acculturato, di chi ha la possibilità di scegliere, di chi, diciamo, è un po' ha gli strumenti per poterli valutare, no? Oppure, secondo te, è proprio, diciamo, un nuovo cambio di passo di questi nuovi esseri umani? Allora, parto dall'ultima cosa che hai detto, nuovi esseri umani. Secondo me non siamo nuovi esseri umani, no? Noi da un punto di vista, se vuoi, di capabilities, siamo evoluti molto negli ultimi 30 anni per effetto della tecnologia. Se guardi la velocità della crescita dello sviluppo economico, i due grandi momenti sono stati la rivoluzione industriale e l'avvento di internet, sostanzialmente, no? Da un punto di vista evoluzionistico, in termini darwiniani, è passato un quarto d'ora, ok? Quindi il nostro cervello non si è evoluto per, diciamo, trovare soddisfazione, trovare appagamento nelle cose che oggi pensiamo ci diano quel livello di appagamento. E quindi il nostro cervello è ancora quello di
1000, 2000, 3000 anni fa. Quindi un cervello che trova gioia nel sedersi attorno al fuoco a raccontare storie, a cucinare insieme, a condividere emozioni, a un cervello che sostanzialmente ci porta ad essere una creatura tribale, no? L'uomo non è la specie dominante sul pianeta Terra perché è più intelligente, perché è più forte, perché ha dei vantaggi fisici sugli animali. Tanto è vero che se tu prendi un uomo e lo proietti nella savana dura circa un quarto d'ora. L'uomo è la specie dominante sulla Terra perché lavora in team. Certo. Perché ha imparato la specializzazione, io coltivo la terra, tu vai a caccia, tu con un gruppo, allora tu attiri il lupo, io gli sparo la lancia nel costato e poi abbiamo da mangiare. Questo è un lavoro di squadra, ok? E questo non lo puoi togliere, secondo me, a livello proprio evoluzionistico, a livello di sensazione, anche a livello neurale, quello che ti esce quando tu incontri una persona fisicamente, quando tu condividi un'esperienza. E quindi, secondo me, le nuove generazioni adesso si stanno scontrando con l'assuefazione da strumento digitale, che dopo un po', come tutte le cose, bello finché è nuovo, lo dicevamo prima, ma poi porta all'assuefazione e quindi alla noia. Ok? E sostanzialmente nasce la ricerca del diverso. Peccato che il diverso sia quello che facevano i nostri genitori, certo. Non è neanche tanto diverso. E quindi le aziende, secondo me, oggi devono trovare il modo di camminare questa linea. Vuol dire fare solo cose offline? Assolutamente no. Però vuol dire che dobbiamo avere un equilibrio fra quello che noi usiamo digitalmente come canale di comunicazione, che è giusto che sia un canale di stimolo, ma non si può esaurire lì. Ci deve essere anche tutta la parte offline, chiamiamola per contrapposizione, ma in realtà la parte tradizionale di esperienza fisica ad un evento oppure in un negozio, no? Molti brand stanno ripensando l'esperienza che vogliono dare all'interno dei loro punti di vendita, perché effettivamente non sono più punti di vendita, sono punti di contatto con il brand. E quindi, se gestisci quel momento di relazione bene, hai acquisito un cliente che diventerà loyal al tuo brand e avrà un valore molto più alto, un legame molto più forte con il tuo marchio e i tuoi prodotti. Quindi non è, diciamo, appartenente questa nuova consapevolezza a delle nicchie, delle elite, delle tipologie di persone ben caratterizzate, ma a tutti, tu dici? Secondo me sì, perché comunque sia oggi la tecnologia è troppo pervasiva, cioè non ci sono persone che sono escluse, no? Se me lo chiedevi 15 anni fa ti avrei detto che probabilmente, non so, le persone oltre i 50 anni erano meno avvezze a strumenti digitali, ok? Ma ai giorni nostri, soprattutto dopo il Covid, cioè volenti o nolenti, ti sei digitalizzato, e a quel punto la trappola, se vogliamo chiamarla così, no, di finire nel mondo dei social è scattata per tutti. E quindi in varie misure le varie demografiche si confrontano con canali differenti, perché non è un mistero che Facebook sono ormai più over 40 e passa, certo. Instagram sono più, diciamo, 25-45, TikTok sono fino a 35, ma forse sono anche generoso, forse sono fino ai 30, e sostanzialmente queste persone ormai vivono come tutti, no? Come tutti noi, due vite. Hai la vita digitale, dove tu in alcuni casi consumi, in alcuni casi condividi, in alcuni casi fai entrambe le cose, e poi hai la tua vita fisica. Nel caso di una persona che ha avuto modo di vivere questo divide, come per esempio me, io sono del 1980, io fino a 25 anni vivevo offline, e per me l'online era un videogioco magari, punto, però era un passatempo specifico, no? Le nuove generazioni, secondo me, oggi vivono due vite e tornano all'offline per ricalibrarsi, per, diciamo, riapprezzare le cose che noi davamo per scontate, perché non le hanno mai vissute. Al di là che siamo quasi coetanei, quindi mi ci ritrovo, anche se chiaramente i percorsi di ognuno sono variegati, differenti. E senti, quindi a questo punto, a differenza della nostra generazione che parla tanto di balance, no? Di bilanciamento tra due vite, qui parliamo di integrazione, no? Cioè di, in realtà, di un bilanciamento, ma integrazione, oppure invece ci sono generazioni che hanno appunto il bilanciamento tra due vite, altre integrate. Mi riferisco chiaramente al tempo che spendiamo nella realtà. Certo, guarda, mi hai rubato il motto, perché io parlo sempre di integrazione vita-lavoro, non di equilibrio. Equilibrio aveva senso quando spegnevi il computer in ufficio.
ok, il desktop, ok, ricordo, e poi andavi a casa e a quel punto eri un'altra persona, eri un padre, una madre, eri diciamo un figlio in alcuni casi, e a quel punto il lavoro non te lo potevi portare a casa, sicuramente ti potevi portare a casa le preoccupazioni, questo è un altro problema, magari non ne parliamo, oppure se vuoi altra anche puntata. Sì, però non ti potevi portare a casa il lavoro. Oggi invece non esiste la riga dove il lavoro si stacca, viviamo vite integrate. Perché? Perché abbiamo questo, abbiamo il telefono, no? E quindi la mail, certo, ci raggiunge sempre, la telefonata ci raggiunge sempre. Purtroppo molti contesti aziendali usano anche strumenti privati per parlare di lavoro, come WhatsApp. Io sono molto contrario a questa cosa perché invade i miei momenti che sono invece dedicati alla famiglia. Però, quindi diritto alla disconnessione, che è un po' quello che stiamo portando anche avanti finalmente anche nel nostro paese in maniera un pochettino più costruita rispetto alle leggi degli anni 90. Esatto, esatto. E quindi secondo me l'integrazione tra vita e lavoro è una cosa su cui ciascuno deve fare una riflessione. E lasciami dire, Mario, io non voglio parlare di generazioni, perché l'integrazione vita e lavoro è una scelta individuale. Quanto e quale spazio vuoi dedicare a ciascuno degli ambiti della tua vita, che tra l'altro voglio specificare, vita è tante cose, vita è quello che io sono per la mia famiglia, quello che, il tempo che io mi prendo per me stesso, per crescere, per imparare, per allenarmi, per coltivare le mie passioni, magari per restituire qualcosa alla comunità, cioè vita è tante cose, lavoro magari può essere concepita come una, però dico, la linea non c'è, quindi tu devi avere all'interno di un periodo temporale definito, 24 ore, 7 giorni, 30, quello che vuoi, un equilibrio fra questi elementi, che magari in alcuni casi può voler dire io esco dall'ufficio alle 5, perché la cosa più importante per me è andare a vedere mia figlia che si allena, e poi però quando l'ho messa a letto alle 8 lavoro un'altra ora. Ecco, questo è assolutamente, secondo me, oggi le aziende avanti ragionano in questi termini, ragionano per OKR, certo, per deliverable, non per quanti minuti passi in ufficio, che è un concetto francamente arcaico. Molto bene, senti, ultima domanda, mentre chiaramente consiglio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici andarsi a vedere chiaramente il libro che ha un bel titolo, Office of Cards, che è anche diciamo il podcast, quindi siamo super colleghi da questo punto di vista, siamo colleghi anche nelle esperienze in tante aziende, in tante corporate, in tante iniziative. Se dovessi tornare indietro nel tempo e potessi scegliere una di queste aziende con cui hai collaborato, hai lavorato, qual è quella che oggi trasformeresti di più? Cioè quella che dici, ok, adesso ho gli strumenti per tornare lì e farla diventare, non dico un'azienda migliore perché non è il nostro compito, ma diversa. Anche se non mi citi l'azienda, mi dici diciamo cosa facevi lì e che cosa potresti fare. Certo, è una bellissima domanda. E francamente, allora, il concetto è, io oggi, per definizione, perché sono ossessionato dalla crescita personale e uso questo termine proprio cercando l'equilibrio fra la parte sana e la parte malsana di questa parola, sarei un contributor migliore in tutte le aziende, perché sono una persona migliore, sono cresciuto, sono maturato, ho imparato tante cose, quindi rispetto alla persona che ero quando ero in queste aziende sostanzialmente potrei dare un contributo maggiore. Questo è una premessa importante da fare, perché è il punto che vorrei si portassero a casa tutti, perché poi alla fine che io voglio tornare in una particolare azienda, a parte che non credo possa succedere, ma è rilevante fino a un certo punto. Detto questo, ti dico, l'azienda che maggiormente mi sono, o forse no, unicamente, non maggiormente, perché tutte le aziende che ho lasciato le ho lasciate per un motivo che era molto vero in quel momento e relativamente a quello che sapevo in quel momento è stata la decisione, certo, giusta, certo. L'unica per cui questa cosa non è vera è stata PayPal. PayPal era un'azienda in grande trasformazione negli anni in cui c'ero io, e soprattutto è capitata una cosa che è stata un'opportunità incredibile e non l'ho colta. Questa opportunità è stata che sia il mio capo che il capo del mio capo si sono dimessi nel giro di 3 mesi. Wow. Io sono finito a riporto diretto del CFO mondo, la quale mi aveva proposto di andare a prendere un lavoro negli Stati Uniti, ed è una cosa che io inconsciamente volevo tantissimo, ma ero appena diventato padre e ho avuto paura di prendere una decisione che avrebbe allontanato mia figlia dai suoi nonni, e sostanzialmente che non le avrebbe permesso di vivere delle esperienze
incredibili e di creare dei ricordi. Torna un po' al discorso da cui siamo partiti con loro, in un'età in cui i ricordi poi quando li guardi hanno sempre i colori pastello, i cuoricini da tutte le parti, e quindi il valore di poter fare delle foto che mia figlia riguarderà quando sarà grande, di lei con i nonni in situazioni di gioco, di scherzo, è stata una cosa che per me ha avuto un peso più alto rispetto all'opportunità di carriera. E non dico che ho fatto bene o ho fatto male, ma credo di aver preso una decisione un po' affrettata, e probabilmente tornassi indietro ci penserei molto di più. Non so se prenderei una decisione diversa, ma ci penserei molto di più. Grazie per questa condivisione, super mega apprezzata. Chiaramente ti seguiremo in ogni dove. Ascoltate anche il caffettino, non è che adesso ascoltate e ascoltatrici mollate questo podcast, andate là. Fate entrambi, ci sta, una cosa la mattina, un'altra la sì, io sono il cappuccino, se volete, son più lungo, esatto. Sono più pesante, se il caffettino in camicia, invece va giù veloce. Soltanto... grazie mille Mario. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni anche oggi in questo sabato. Che bello, il cappuccino. Potrebbe essere, no? Un prossimo format, ma ce ne ho tanti in testa. Fermi tutti, questo è il caffettino. Io sono Mario Moroni, puntata 1886, che va in archivio anche questo sabato. Avanti, avanti, avanti. Domani riepilogone e lunedì siamo ancora qui per parlare di innovazione. Buona giornata e buon weekend.